Buonasera cari telespettatori, questa sera siamo in compagnia del generale comandante dei Vigili del Fuoco di Caserta, Sergio Inzerillo. Buonasera comandante, come sta? Bene, buonasera. È a suo agio? Sì. Noi non ci siamo mai visti, mai conosciuti prima d'ora, ecco, e dobbiamo dire la verità, lo facciamo davanti ai nostri telespettatori. Lei è qui dal 27 maggio 2019 di questo anno e quindi non abbiamo fatto neanche in tempo a farla riposare un po' e subito l'abbiamo intervistato, ma era mia cura darle il benvenuto e il buon lavoro. Grazie, grazie. Allora, comandante, lei ha raccolto il testimone da Luciano Bompani, che pari grado suo, quindi Sì. generale, primo dirigente, giusto così? No, sarebbe l'equivalente al generale di brigata. Di generale Dirigente di brigata. superiore nel nostro Dirigente ordinamento è dirigente superiore, superiore. E Luciano Bompani è andato via, lei lo ha sostituito. È palermitano, è di Palermo, mi sì. Di pare. origine sono di Palermo, sì. Ma lavorativamente parlando è capitolino perché è sempre stato a Roma, giusto? Beh, diciamo che dal 96 l'ultimo incarico che ho ricoperto è quello di comandante delle scuole centrali E antincendi. certamente, è entrato nel corpo dei Vigili del Fuoco la carriera nel 1995, è stato comandante della scuola di formazione operativa dei Vigili del Fuoco di Montelibretti, quindi in provincia di Roma, Sì. comandante delle scuole centrali antincendi a Roma Capannelle, quindi l'ippodromo, quindi sull'Appia, chi Sì. conosce Roma sa dov'è, e ha sempre insomma ricoperto incarichi molto importanti, dobbiamo dire la verità. È anche autore di testi per la sicurezza sul lavoro dei suoi uomini, dei pompieri. Ecco, nel discorso inaugurale rivolto alla nuova squadra ha detto: io sono a vostra disposizione, la mia porta è sempre aperta, e soprattutto lei ha sottolineato il valore della squadra. Sì, guardi, il valore della squadra è fondamentale nei Vigili del Fuoco. Quando sono stato per lunghi anni alla formazione, ai ragazzi ho sempre detto questo: fa più rumore 100 passi, Fatti un da passo fatto da 100 uomini, che 100 passi fatti da un uomo solo. Questo per far capire che in una squadra ci si deve affidare l'uno all'altro, perché quando noi andiamo sugli interventi non sappiamo mai incontro a cosa andiamo, e quindi ognuno deve avere un suo compito, un suo incarico ben preciso. Qualora qualcheduno avesse delle difficoltà, c'è subito il compagno che è lo st pronto a soccorrerlo. E questo si impara molto durante il corso di formazione. Noi abbiamo una serie di addestramenti specifici, uno di questi è l'outdoor training, che peraltro è una tecnica che viene utilizzata anche da molte multinazionali, in cui si insegna proprio a fare squadra e a fidarsi del compagno, del collega che sta vicino. Una cosa molto importante, è un valore aggiunto direi fondamentale. Rapporto molto stretto tra gli uomini, quindi. Sì, rapporto molto, molto stretto. E credo che chi dirige i Vigili del Fuoco deve avere molto chiaro questo concetto. I Vigili del Fuoco lo sanno bene, sanno quanto è importante fidarsi del collega che sta accanto a lui durante un intervento di soccorso. Certamente, quindi grande aiuto, grande dialogo, grande unione tra gli uomini. Comandante, i Vigili del Fuoco sono un po' gli angeli custodi nostri, dobbiamo dire la verità. Sono silenziosi, ma quando arrivano ci salvano sempre, e vi abbiamo sempre avuto vicini in occasioni importantissime e tragiche. Io cito solo alcune: il disastro del Vajont nel 1963, siete stati bravissimi, il terremoto del Friuli, il terremoto dell'Irpinia, l'alluvione in Versilia, il terremoto Marche, Umbria, il terremoto del Molise, dell'Abruzzo, e da ultimo il crollo del Ponte Morandi di Genova. E insomma, terremoti, disastri idrogeologici, sappiamo perché avvengono: per la mano nefasta dell'uomo, per le costruzioni illecite e quant'altro, abusivismo quindi edilizio, incidenti stradali,
incidenti stradali ci tirate dalle lamiere che siete solo specialisti voi a fare questa cosa, e di edifici pericolanti, ma alberi che da un po' di tempo a questa parte crollano tanti alberi nelle tempeste perché non sono curati a dovere. Cartelli stradali, ma ci aiutate anche nel quotidiano. Quante volte si rimane fuori di casa senza le chiavi? Una volta si dimenticano, una volta un colpo d'aria, un colpo di vento, si chiude la porta alle spalle. Io l'ho sperimentato, anche voi mi avete salvato, non in particolare lei, ma a casa mia ci sono arrivati perché avevamo dimenticato le chiavi dentro. Ci aiutate quando siamo chiusi nell'ascensore? Quante volte? Tantissime volte capita a tutti e capito anche a me, anche nei bagni di qualche albergo, di qualche ristorante, è capitato anche a me di recente. Sono rimasta in una toilette di un ristorante della costiera e sono stata ben mezz'ora e ho detto ai proprietari, ho detto ma scusate, chiamate i vigili. Sono arrivata una squadra, è arrivata una squadra. 2 secondi ci hanno messo, 2 secondi mi hanno dato la libertà. E io, quando sono uscita, tutti quelli che erano al ristorante mi hanno fatto un applauso. Ho detto: no, non lo fate a me, fatelo a loro, perché è stata una cosa angosciante. Io non soffro di claustrofobia, però insomma è pazzesca questa cosa. Da un po' di tempo, comandante, cadono cornicioni, cornicioni dai palazzi. L'altro giorno a Napoli, un negoziante conosciutissimo in via Duomo, una strada conosciutissima, dice: io vado a prendere un caffè, e non è tornato più perché un masso gli è caduto, cornicione, e gli è caduto. Ora il masso era avvolto da quelle solite reti verdi. Le chiedo, io non ne capisco, ma siccome quando c'è la rifazione per qualsiasi motivo di un palazzo, si avvolge il palazzo, i cornicioni, però non si sa quando iniziano, non si sa quando finiscono. Le reti non si usurano col tempo, con l'acqua, andrebbero rimosse e diciamo rimesse nuove. Certamente, Hanno quelli una sono. scadenza. Allora, più che la scadenza, quelli sono dei primi interventi in attesa che vengono fatti i lavori di Sì. ristrutturazione. Quindi non sono dei fatti, delle opere che vengono fatte per Durare a durare lungo. durare nel tempo. Vengono dati dei tempi e in realtà l'amministratore del condominio, se si tratta di condomini o i privati cittadini, i proprietari degli edifici, hanno la responsabilità di restaurare, ristrutturare le opere in tempi prescritti. Certo, è perché penso, io non, ripeto, non sono competente, ma penso che si usurino dopo il caldo, il freddo, e nel frattempo, poi dopo, si assorbe l'acqua e quant'altro. Viene assorbito da questi cornicioni per forza che poi cadono. Sicuramente, quelle non sono delle opere definitive, ma solamente degli interventi nell'immediatezza per evitare che continuino a cadere altri pezzi di cornicione. Molto spesso si abbinano anche a delle delimitazioni sul ciglio stradale proprio per evitare che i cittadini ci possano passare o Certo, privati cittadini. quindi bisogna raccomandarsi quando succedono queste cose di fare in fretta perché poi succedono diciamo delle catastrofi. La legge sugli ecoreati, il compito vostro è quello dello spegnimento dei fuochi. La legge sugli ecoreati del 2015 dice per arrestare un soggetto bisogna prendere in flagranza di reato sul fatto, ma è una cosa difficilissima. Ecco perché tante volte chi appicca il fuoco rimane impunito. Ecco, il ministro Bonafede, il ministro della giustizia, sta pensando di rinverdire l'arresto differenziato, quello che si può fare dopo 12-48 ore dall'avvenimento. Naturalmente dobbiamo vedere, si devono vedere, consultare le telecamere. Sì. Si vedono le telecamere e si fa. Lo usate questo, diciamo, viene usato questo arresto differito? Allora, quello che si può anche fare e che facciamo è far intervenire dei nuclei speciali. Noi abbiamo il nucleo investigativo antincendio, ma abbiamo anche i nuclei investigativi antincendio territoriali, che è costituito da vigili del fuoco che specializzati con delle apparecchiature possono, anche successivamente all'incendio, verificare se sono stati usati degli acceleranti, quindi causa di incendio doloso. Quindi anche in assenza di videosorveglianza o di telecamere è possibile sapere se l'incendio ha una origine di natura dolosa. Quindi
Si capisce. Si capisce, si può capire, quindi noi poi riportiamo queste informazioni alla Procura per i successivi adempimenti di competenza dell'autorità giudiziaria. Certo, in questo caso dove succede? Sì. Se nei nostri paraggi, alla Procura di Santa Maria Capo Vetere, sì, dove c'è la dottoressa Troncone, che è bravissima, esatto, lei l'ha conosciuta? Come no, sicuramente. Bravissima. Allora, nel 2017 la forestale è entrata a far parte dei carabinieri e oggi ci sono i carabinieri forestali. Sì. I forestali hanno, gli ex forestali hanno mantenuto le loro competenze, tranne poi invece tutto ciò che riguarda gli incendi boschivi, quelli sono andati a competenza vostra. Come mai? Diciamo che in realtà gli incendi boschivi ce ne siamo sempre occupati anche quando c'erano i colleghi della forestale, perché il territorio italiano per la maggior parte è un territorio urbanizzato e anche fortemente urbanizzato, quindi i cosiddetti incendi di interfaccia, come li chiamiamo noi, sono incendi di sterpaglia o di boschi che possono sempre interessare delle case, delle abitazioni che magari sono nelle vicinanze. Sono nelle vicinanze, per cui poiché il nostro primo intervento è quello di soccorso per la tutela della vita umana, interveniamo quasi sempre, a maggior ragione adesso cui la competenza è certamente nostra. Quindi abbiamo i carabinieri forestali, sì, hanno cambiato, cioè sono diventati, sono passati militari, ma già tanti anni fa, io non lo ricordo perché non ero ancora nata, ma dai libri di storia ai tempi di Mussolini, 1926, dice il Corpo Reale delle Foreste fu trasformato in Milizia Nazionale Forestale. Quindi non è la prima volta che fanno questo passaggio. D'altra parte anche la polizia, invece da militare, è diventata civile con la legge 121 del 1981. Nel 2017, parlando di incendi boschivi, qua è stata una sì, tragedia. In Campania, vi ricordate, nel 2017 fu un susseguirsi di incendi, ettari e ettari di bosco andati in fumo in Campania, noi proprio nel nostro circondario, la zona dell'Agroaversano fu colpita e i nostri vigili furono bravissimi, sono stati veramente degli eroi, turni di 34-48 ore, si dice senza recupero fisico. Sì, siamo ricorsi ai richiami di vigili dopo le 24 ore. In realtà dopo le 24 ore, se non ci sono delle emergenze reali, obbligatoriamente ci si deve riposare. Certo. Si arriva a quegli orari solamente quando ci sono delle catastrofi come terremoti o alluvioni, eccetera. Però, solitamente non oltre 4 giorni. Nella prima fase degli interventi gravi, come possono essere per esempio dei terremoti. I terremoti, senta, parlando di terremoti, che è una cosa che agita un po' solo a sentirne parlare, ma nei terremoti si dice quando si sente la scossa non bisogna muoversi di casa. Ci dia un consiglio, in caso, ove mai fosse, sì, come bisogna comportarsi? Allora, tenere i nervi saldi ed è difficilissimo. Quello sicuramente, aiuta perché diciamo continuiamo a ragionare, perché il panico è un nemico invisibile. E allora certo, per cercare di sconfiggere il panico bisogna cercare di razionalizzare al massimo e avere poche indicazioni chiare. Ce le dia. Che sono intanto quelle di cercare dove è possibile un architrave o sotto una porta un muro maestro, perché chiaramente in un'abitazione sono i punti più solidi. E come si fa a riconoscere il punto maestro? Bisogna vederlo in tempo di pace, cioè quando non c'è il terremoto, ovviamente bisogna magari con un amico, con qualcuno che conosce, farci capire se la struttura è in cemento armato, dove si trovano i telai, dove ci si può... E che ci vuole, un ingegnere amico o un architetto amico? Diciamo, anche un geometra, insomma, è facilmente riconoscibile. E farsi dire dove è il muro maestro. O il muro maestro se la struttura è muratura, oppure se è in cemento armato, diciamo, sotto un architrave, cioè sotto, per esempio qui nello studio ci sono delle travi abbastanza visibili, e sicuramente non al centro di una stanza, perché se c'è un crollo, sicuramente il solaio è quello che potrebbe venire giù. Allora, prima, sotto l'architrave, poi? Per esempio ai ragazzi nelle scuole, perché noi facciamo dei progetti di scuola sicura per la prevenzione. In tutta Italia, per la prevenzione, diciamo, in caso di terremoto
mantenere la calma, non uscire nelle scale, perché le scale qualora... Invece tutti fuggiamo per le scale, è sbagliato. Diciamo di sì, a meno che non ci si trovi a piano terra, chiaramente si va immediatamente all'esterno e a una certa distanza dai muri perimetrali, perché in caso di crollo dell'edificio potremmo venire colpiti da cornicioni o investiti dai crolli. Allora, niente scale, allora sotto l'architrave poi... Ragazzi, diciamo per esempio sotto i tavoli, perché se io sto in classe e sento lo scuotimento improvviso del pavimento, delle mura, i tavoli possono offrire un riparo dai calcinacci e al tempo stesso creare delle cavità che in caso di crollo più diffuso possono permettere di, per esempio, respirare. Certo. E poter poi successivamente essere soccorsi. Un tavolo qualsiasi, un tavolo... I tavoli che ci sono nelle nostre scuole. Sì. Pure nelle nostre case. Anche nelle nostre case, ripeto, la cosa più sicura è cercare o un muro maestro o un architrave sotto il quale poter trovare rifugio, sempre in attesa dei soccorsi. È importantissimo. Io ricordo c'è stato il terremoto mi pare a Ischia un paio di anni fa, o l'anno scorso, non ricordo, e ci fu un vigile del fuoco bravissimo che dialogava con un bambino che poi riuscì a salvare e lo tenne in vita, lo tenne sveglio. È importantissimo l'opera di dialogo con queste persone che... Sì, assolutamente sì. Diciamo che nell'ambito del soccorso molto spesso si instaura un rapporto tra il soccorritore e la persona che viene soccorsa, perché molto spesso sono interventi che durano ore, se non giorni interi. Dovete anche essere psicologi. In un certo senso sì, come è successo a Rigopiano, per cui il soccorritore cerca di animare, di dare coraggio alle persone che si trovano intrappolate, che sicuramente stanno in una condizione psicofisica A lei quante volte le è capitato questo fatto? Guardi, mi è capitato diverse volte, compreso l'ultimo con terremoto bambino? Di Amatrice, ma quello l'abbiamo visto tutti, per esempio a Rigopiano in televisione. Prima di riuscire a trarre in salvo quei bambini, quelle immagini veramente emozionanti in cui il vigile del fuoco, siamo riusciti a tirare fuori quei bambini, c'è stato un lavoro di comunicazione con questi ragazzi che è importantissimo. E poi guardi, la soddisfazione quando non escono ha prezzo, non ha prezzo, è un qualcosa che io già solamente a vedere le immagini mi commuovo. Si commuove, sì. E gli applausi che vi fanno sono meritatissimi. Gli applausi sono un po', diciamo, uno scarico di tensione. È una cosa grandissima, sì. Grande, siete proprio bravi, non c'è niente da fare. E tra i tanti compiti dei vigili del fuoco abbiamo anche, che abbiamo citato prima, la tutela dei beni storico-artistici, e qui tante volte i vigili del fuoco sono intervenuti nella reggia, anche qui sono un po' cadevano dei calcinacci anche all'interno delle stanze. Avete una squadra di polizia giudiziaria, quindi vi ascoltano in sede di inchiesta, ascoltano il vostro parere autorevole su come sono andati i fatti. Sì, abbiamo una squadra di polizia giudiziaria e abbiamo anche delle direttive, citava poco fa il procuratore Troncone, che ha dato delle direttive molto precise alle quali ovviamente noi ci atteniamo, ed è una macchina che ho trovato abbastanza oliata. Io sono qui da poco, però ho già verificato. E che si può sapere o è segreto? No, le direttive. Che direttiva? Un esempio. Le direttive sono quelle di intervenire tempestivamente quando ci sono casi di questo genere, di relazionare. Perché poi c'è una procedura finalizzata ad accertare chi doveva fare, cosa doveva fare, e anche dare dei tempi per rimuovere il pericolo. È certo. Per la tutela della sicurezza del cittadino. Poi il procuratore Troncone è molto attento all'ambiente, quindi il fatto dei fuochi l'ha sempre, diciamo, seguito moltissimo per le malattie, la relazione tra i roghi e le malattie, perché il nostro territorio diciamo è stato abbastanza maltrattato e non è cosa da poco. A proposito della squadra di polizia giudiziaria dei beni storico-artistici, grosso, se lo ricordo,
ricorda proprio a Roma, da dove viene lei, alla Basilica di Santa Croce nel 2017, un capitello si staccò sulla e andò a finire sulla testa di quel turista poverino spagnolo, che diciamo è stata una tragedia. Un'altra alla chiesa di Roma sull'Appia Antica, e si staccò un pezzo del, diciamo, di quella, come dire, lo stemma di famiglia dei Barberini. C'è andato lei? No, no, non era lì. Allora, il ministro dell'Ambiente Costa ha voluto inserire i siti di stoccaggio nei siti sensibili, cioè i siti che sono guardati per 24 ore, H24, come si fa per le chiese, come si fa per le ambasciate, le moschee e quant'altro. E però lui dice: non perché io voglia militarizzare questi siti di stoccaggio, perché noi abbiamo avuto degli incendi proprio allo Stir di Santa Maria Capovetere, dove è la procuratore Troncone, l'anno scorso a novembre lo Stir era chiuso e fu incendiato tutto. Che tipo di, lui dice, io voglio sapere là dentro che tipo di rifiuti ci sono, quanti ce ne sono, e soprattutto se c'è un servizio antincendio, che sono importantissimi. Certo. Io vorrei sapere quante persone, anche qui c'è, in tutti gli uffici c'è, e anche noi ce l'abbiamo, quella bombola, quella specie di apparato rosso per gli estintori. Ma chi lo sa usare? Io non lo so usare. E come si fa? Sempre voi dovete arrivare, e invece sono attimi, diciamo, che si possono guadagnare. Come si deve fare? Come si manovra? Come si fa? Allora, su questo oggetto misterioso, questo oggetto rosso a cui ci siamo tanto abituati a vedere anche nei negozi, centri commerciali, ma fa arredamento perché nessuno lo sa usare. Però in realtà c'è una legge che finalmente ha dato la paternità a questi oggetti misteriosi. La paternità giustamente è stata data a chi lavora presso quel centro commerciale o quella scuola, eccetera. Quindi perché gli estintori servono non per spegnere gli incendi, ma per spegnere i principi di incendio. È una grande differenza. E quindi l'incendio nelle prime fasi, prima che si trasformi in un vero incendio, sarebbe utile. Quindi non serve ai vigili del fuoco, ma serve a chi si trova in quel luogo e che per primo entra in contatto con un incendio, non so, di un cestino, di un quadro elettrico o qualunque fonte di innesco essa sia. In primis sono inneschi di tipo elettrico, e quindi può in pochi secondi estinguerlo sul nascere. Ma può se sa? Può se sa, però la legge prevede, obbliga le aziende a formare i propri dipendenti. E noi Vigili del Fuoco siamo tra quegli enti che possono fare la formazione e che facciamo la formazione. È importante. L'altro giorno è successo quell'inizio di incendio al Tribunale di Santa Maria Capovetere, e i primi a dare soccorso sono stati spesso proprio gli avvocati, poi siete arrivati voi. Esatto, no, noi siamo partiti e siamo tornati indietro. Questo proprio a testimonianza di quello che stiamo dicendo, dell'importanza che nei luoghi di lavoro il personale dipendente sia addestrato a intervenire tempestivamente. Certo, per il principio deve essere informato, educato. Deve essere educato, cioè deve capire che l'estintore sta lì per lui e non per fare un piacere ai vigili del fuoco. È lì per lui, è certo. Per la sicurezza delle persone che stanno in quel luogo. È certo. Anche nelle nostre case potrebbe essere utile, insomma. Ma no, nelle case io non ce l'ho. No. Lei ce l'ha? Io non ce l'ho, però nel condominio sì. Nel condominio Nel condominio. Ma il punto è se bisogna seguire, essere addestrati, essere educati. Come si fa? Io non saprei. Guarda, in realtà è molto semplice. Questi corsi, che sono corsi che hanno una durata variabile dalle 4 ore fino alle 16 ore per le attività un po' più complesse, c'è una parte di teoria e una parte pratica in cui noi, Vigili del Fuoco, ma anche aziende pubblico-private, insegnano all'utilizzo corretto di Comandante, ma è difficile capire o no, è semplice? È assolutamente semplice. È semplice. Posso sperare allora io. Vabbè. Comandante, allora, la nostra terra è stata martoriata da problemi ambientali, lo sa, e i terreni malati sono stati circoscritti, adesso c'è bisogno delle bonifiche, le bonifiche stentano a partire, ecco, e quindi i roghi aumentano ancora di più
il, diciamo, il prezzo di queste bonifiche. Quali altri, diciamo, che cosa si può fare per evitare questi roghi? Perché si incendia molto spesso, anche perché c'è molta contraffazione, quindi ci sono aziende a nero, c'è contraffazione perché c'è richiesta e quindi ci sono aziende a nero che non possono smaltire legalmente, perché sennò si scoprirebbero. Allora o sotterrano, ma è diventato un po' più difficile, oppure incendiano, perché l'incendio è la cosa più semplice, pratica, economica, non lascia traccia e rimane pure impunito molte volte. Sì, guardi, in realtà su questo fronte chiaramente sono state create delle squadre che vedono, oltre i Vigili del Fuoco, anche altri enti che sono forse più di noi deputati a gestire questo tipo di problematica, quindi mi riferisco ai Carabinieri, alla Guardia di Finanza, alle ASL, e quindi è diciamo, una squadra che si muove molto spesso in maniera sinergica. Noi chiaramente come prima cosa facciamo l'intervento tecnico di soccorso, quindi nel momento in cui riceviamo una segnalazione di incendio generica, che poi nel caso in cui, nello specifico incendio di rifiuti, partiamo con delle squadre che hanno delle procedure particolari, anche perché gli effetti, i fumi di questi incendi sono sicuramente tossici. Quindi noi dobbiamo cautelare i cittadini, dobbiamo cautelare in primis le squadre nostre, gli uomini nostri che intervengono. E poi una misura di prevenzione. Le misure di prevenzione per questi siti passano attraverso un controllo della sorveglianza. Quindi sono impianti che generalmente hanno delle autorizzazioni per stoccare i rifiuti, hanno delle norme da rispettare e degli impianti di antincendio che devono essere funzionanti. Certo. Comandante, qual è l'episodio che lei più ricorda, diciamo, non dico eroico, ma insomma importante della sua carriera, che lei ricorda proprio con emozione? Guardi, diciamo, gli ultimi anni della mia carriera sono stati caratterizzati dalla, come le dicevo all'inizio, dalla formazione. E devo dire che anche in ambiti che non sono così spettacolari, come possono essere interventi di soccorso estremi, si possono avere delle soddisfazioni veramente molto grandi. Cioè vedere entrare dei ragazzi che non hanno finora svolto questo tipo di lavoro, hanno vinto un concorso ed entrano per la prima volta nella famiglia dei Vigili del Fuoco e piano piano vedere come dall'inizio alla fine del corso sono diventati Vigili del Fuoco, cioè sono entrati nella squadra, nella famiglia, e vedere piangere, vedere un uomo di 25-30 anni e anche di più, mi creda, è una cosa che colpisce. Che tocca proprio il cuore. Tocca, cioè il pianto del distacco dalla scuola di formazione, perché significa che lì si è trovato bene, che è entrato come una... Da estraneo, come una molecola così vagante, e alla fine si sono create delle coesioni, uno spirito di gruppo talmente forte che mentre il primo giorno avrebbe firmato subito per scapparsene, invece quando arriva il fatidico giorno, alla fine del corso, sono dei corsi residenziali, in cui si sono cementate amicizie, lei consideri che nei corsi di formazione ci sono ragazzi che vengono dal Piemonte e altri che vengono dalla Sicilia, per cui anche con culture, con modi di pensare diversi, eppure diventano amici. Questo, diciamo, diventano figli, diventano amici, diventano compagni, e questo, diciamo... Il corso quanto ha detto che fu di formazione? Dunque, il corso adesso, secondo il nuovo ordinamento, dura 9 mesi. Ai nove mesi per lei è una tragedia, perché si affeziona, sì. Perché è come l'insegnante, la supplente, è una cosa tragica, perché uno si affeziona ai ragazzi e poi dopo deve andare via, e il distacco, secondo me, data la sua sensibilità, perché la vedo molto appassionata del suo lavoro, ma sia
diciamo, nell'attività, ma soprattutto nell'insegnamento, la vedo particolarmente, diciamo, portato per questa cosa, perché anche l'insegnamento deve essere una cosa, diciamo, bisogna saperla portare, saperla gestire. Sì. Una tragedia per lei. Sì, no, diciamo è una tragedia. È fondamentale perché i vigili del fuoco si impara fino all'ultimo giorno in cui si è in servizio. Io credo come tutti i mestieri. Qual è la cosa più difficile da capire per un ragazzo che vuole fare il vigile? La cosa più da capire è la disponibilità. È la sensibilità, è capire che quando noi veniamo chiamati, chi ci chiama sta in difficoltà. È in una condizione psicologica fragile e quindi noi diciamo sempre, dovete essere formati professionalmente al top, ma dovete mantenere quella sensibilità, quella umanità, che forse è quella che probabilmente ci fa dare questi riconoscimenti da parte dei cittadini. È la caratteristica vostra. È la caratteristica nostra, quindi non deve essere cameratismo, ma deve essere sempre nell'alveo della professionalità. Certo. Però mantenere sempre questo contatto umano con le persone, perché a volte è proprio quello che già dà un sollievo quando si vede già da lontano arrivare la squadra dei Vigili del Fuoco. E certo, e siete questo amati perché li salvate, sì. E lo fate con amore. E il vostro motto come Flammas? Diciamo flammas, che ogni comando. Donamus, donamus con la N, donamus, sì. Corda, giusto? Sì. E doniamo il cuore, perché sì. Danno il cuore oltre che la vita. Ecco, sì. E tutto è come si fa. E si dice che l'Italia sia un po' un paese di catastrofi annunciate, emergenze continue. E si dice, si farà, ma c'è poca prevenzione. Certo è che la prevenzione costa denaro. Sì. E noi lo sappiamo, lo diciamo sempre, sine pecunia, non cantando un milisse, e lo diciamo. Ecco, ma che si può fare per la prevenzione? È importantissima la prevenzione. Guardi, sicuramente. E lei ci va a nozze con la prevenzione, sì. Perché lei è proprio per la didattica, è proprio portatissimo. Beh, allora, diciamo che c'è. Ma adesso come fa senza i cosi di formazione? Facciamo. Come fa? Intanto formo la squadra. Mica ci mette 9 mesi. No. Allora, la prevenzione è il secondo asset dei Vigili del Fuoco dopo il soccorso tecnico urgente. Cioè, la prevenzione intesa come prevenzione incendi. Quindi, ci sono tutta una serie di attività che sono soggette al controllo dei Vigili del Fuoco, sia attività civili che industriali. Quelle più comuni sono appunto gli alberghi, gli ospedali, le autorimesse, eccetera, che devono essere innanzitutto correttamente progettate, cioè tenendo conto di una valutazione del rischio incendio. Quindi una volta che viene fatta la valutazione dei rischi incendi, il progettista è in grado di individuare tutte quelle che sono le misure di contenimento in caso di intanto evitare che l'incendio si verifichi, fondamentalmente progettando gli impianti elettrici a norma, e poi fare in modo che tanto le vie di esodo che le strutture abbiano dei requisiti tali da permettere all'occupante di mettersi in salvo da solo, che è il primo punto. Quindi permette di allontanarsi prima di essere diciamo interessato dall'incendio e i vigili del fuoco di intervenire in sicurezza e di poter estinguere l'incendio. Quindi questo è diciamo quello che serve, è il secondo scopo dei vigili del fuoco, la prevenzione degli incendi. La prevenzione degli incendi. Sì. Perché quando c'è l'incendio, io quando vedo quei palazzi in fiamme e voi che con la scala arrivate e si fidano giustamente, non hanno paura. C'è anche una gerarchia del sensi emotivi, dice che faccio? Io ho paura però non mi salvo. E allora 3-2, uno si fida. Ma come fate a convincere? Ci sarà qualcuno che non vuol venire? È difficile perché di solito il vigile del fuoco. La prima risposta com'è? La prima risposta è invece di lanciarsi, è proprio quella generosità che le dicevo, ma che deve essere sempre gestita razionalmente. Sì. Perché se non si gestisce col cervello, rischia di farsi male. Quindi noi insegniamo ai vigili del fuoco a ragionare dal primo istante, certo. Quindi a fare una valutazione già da lontano di quello che è lo scenario incendio, che già comincia dal posizionamento dei mezzi. Certo. Che non vengono posizionati in maniera casuale, ma hanno una logica che tiene conto, per esempio, della direzione del vento, che tiene conto delle possibili evoluzioni dello scenario incidentale.
in funzione di quello che si è percepito, di quello, molte volte a noi ci chiamano e noi non sappiamo esattamente quali sono i rischi a cui andiamo incontro. E certo. E quindi questo, diciamo, viene insegnato e poi nel corso degli anni si continua a sviluppare facendo dei corsi di aggiornamento e soprattutto facendo dei briefing degli interventi di soccorso, che sono importantissimi. Importantissimi. Sì. Comandante, lei ha scritto dei testi, dei libri sulla sicurezza sul lavoro. Noi abbiamo un'emergenza in generale di morti bianche nei cantieri, nei posti di lavoro, perché oggi si sa, non ci sono posti di lavoro, molti giovani e anche diciamo di mezza età per portare uno stipendio a casa accettano qualsiasi modalità di lavoro. Ne parlava ed era seduto al suo posto il procuratore capo di Napoli Nord, l'ha conosciuto Francesco Greco, e lui ha dato l'allarme proprio per queste morti nei cantieri, queste morti bianche, quindi bisogna andare a lavorare con tutti i parametri di sicurezza, ecco. E lei ha spiegato questo nei libri? Sì, io mi sono sempre attenuta alla parte della prevenzione incendi, però ho anche approfondito queste tematiche. Diciamo che la maggior parte degli infortuni... Lei è un comandante pompiere studioso, secondo me. No, è una materia che mi ha sempre appassionato. Sono stato anche nell'ufficio ispettivo per un periodo come dirigente. Allora ci ho azzeccato. Il rischio zero non esiste. Questa è un'altra cosa che bisognerebbe dire in maniera chiara. Quando si sente dire mai più morti sul lavoro, ahimè, questo non risponde al vero. Perché il rischio zero è un qualcosa che non si può realizzare. C'è sempre... può sempre succedere qualcosa che sfugge dal controllo. Però quello che è doveroso fare è ridurre al minimo il rischio nei luoghi di lavoro. Come si fa? Innanzitutto con la formazione. Quindi se il personale è formato e sa esattamente il lavoro, quelli che sono i rischi nel proprio ambiente di lavoro, sicuramente può attivare le misure di prevenzione, il datore di lavoro sicuramente per primo, e lui rispettare le norme di sicurezza che sono state adottate. Invece che cosa succede? Molto spesso o l'assuefazione al tipo di lavoro che si fa, certo, per cui certe sicurezze vengono col tempo abbandonate perché si ritengono... Si va di fretta, si ritiene... Io vedo tanti giovani che anche arrampicati per rifazioni del palazzo proprio giorni fa, disse un ragazzo, si guasta i capelli, non metteva il casco. Guardi, rischiava la vita per stare in ordine con i capelli. Allora, c'è da dire che negli ultimi decenni sono stati fatti tanti passi avanti. Io ricordo quando ero ragazzino che i cantieri, non so se corrisponde anche a una memoria sua, si vedevano gli operai con la classica canotta e con un fazzoletto arrotolato in testa. Oggi abbiamo dei caschi, abbiamo delle calzature di sicurezza, si parla di vibrazione quando si usa un martello pneumatico, certo. Quindi la normativa ha fatto dei passi avanti giganteschi. Pazzesco. Forse non c'è stato contemporaneamente un'evoluzione nella mentalità, per cui si è un fattore sempre di cultura, di cultura, una sottostima del rischio che molto spesso porta poi le persone a eliminare quelle che sono le misure di prevenzione. D'altra parte non si capirebbe, per esempio, come mai si assistono molto spesso a morti dentro le cisterne, no? Non so se ha memoria di tanti morti che sono stati ritrovati all'interno di cisterne o di mosto o di carburante, eccetera, nelle operazioni di pulizia o di bonifica. Ah, ecco. Per cui entra il primo, si intossica e muore, arriva il secondo e anche lui
perché non c'è la conoscenza di quelli che sono i rischi, per esempio, nei locali interrati. Certo, quindi si aggiunge la non competenza, la non conoscenza sul fatto, perché sì. L'altro giorno lei ha sentito a Grottaglie, in provincia di Taranto, sì. Una masseria è andata a fuoco e i vigili sono accorsi, e tra questi c'era anche un camion adibito a trasportare cavalli. Un vigile, povero vigile, giovane, è andato lì, ha aperto il portellone. Evidentemente forse pensava ci fossero cavalli, fossero persone intrappolate, per salvare, ha aperto e c'è stato un botto terribile, il poverino è morto. Questo non, dove è successo questo? A Grottaglie. Dell'altro ieri. Purtroppo questo è quello che le dicevo prima. A noi spesso ci arriva la chiamata sul numero di soccorso. Ma che è successo nell'aprile? Perché è scoppiato? Probabilmente c'era qualche bombola del gas all'interno. Probabilmente. E questo chiaramente, se nessuno ci informa della presenza della bombola del gas, noi non possiamo. E poverino, è morto così. E l'altro giorno anche a Rocca di Papa, lei viene da Roma, a Rocca di Papa stavano facendo delle cose delle indagini di carotaggio. Carotaggio significa, non so se voi lo sapete, è quella specie di tubo che va in profondità e estrae quello che c'è da vedere, che cosa ci sta. E in questo caso si faceva per vedere la stabilità del terreno, della strada. E invece degli operai hanno bucato il tubo del gas, del metano, è scoppiato. Meno male che non ci sono stati incidenti, solo il sindaco si è un po' ammaccato e di altre persone, e meno male, cioè ci sono delle cose che superano qualsiasi immaginazione. Esattamente. Beh, noi romani abbiamo a mente il caso di Via Ventotene, tragico caso di Via Ventotene. Adesso non lo ricordo, me lo spiega. Via Ventotene è stato un intervento di soccorso dove c'era una fuga di gas e purtroppo c'è stato un innesco mentre c'era la squadra che stava intervenendo. E quindi ci sono stati dei vigili che sono purtroppo hanno perso la vita. È un lavoro molto pericoloso, molto pericoloso, veramente pericoloso. Comandante, voglio ricordare un vigile del fuoco che voi forse telespettatori ricorderete, si chiama Salvatore Alfano. Qui deve sapere, comandante, che c'è l'abitudine a Natale, a gennaio, c'è l'abitudine, un vigile del fuoco si traveste da Befana e va sul campanile del Duomo, e poi porta giù i regali ai bimbi. Era nel 2014, e tutti i bimbi che aspettavano, le mamme, i bimbi stavano aspettando così, questo poverino è tutto vestito con i regali, il filo si rompe, lei può capire, io non capisco, però ho visto una cosa tragica, il filo si è staccato, si è spezzato, il filo che porta la corda. E poi, com'è il fatto? Allora, io so che lì ci sono delle indagini che francamente il caso non lo cioè so e ho conosciuto anche Alfano perché adesso sta nella mia squadra e tra l'altro devo dire che questo è un caso che per fortuna si è risolto bene, è un miracolo. È andato tanti mesi in coma e quando si riebbe fu una festa per tutti. Guardi, è ritornato a fare è ritornato. Che bravo, visto? Me lo saluta e glielo dice che l'ho ricordato. Benissimo, come no. Dirò di seguire la trasmissione, così sarà contento. Sì, lo saluto con tanto affetto. Io al suo tempo vidi le immagini di repertorio, rimasi così sconvolta perché le registrazioni vidi, perché non ero lì con bambini, eccetera, e vidi le immagini di registrazione e vidi il vigile andare contro, sbattere con la testa, con il corpo vicino al muro e poi rimanere inerme, quindi si vedeva che era un corpo privo di vita.
e lo guardi, è stata una cosa, abbiamo partecipato tutti, io veramente ho pure pregato, perché è stato veramente eroico, il Signore insomma ce l'ha conservato. E può capitare il fatto che si taglia la corda, il filo della corda, com'è? Il filo è più forte della corda. Allora no, tutte le corde sono delle corde che noi controlliamo prima, abbiamo delle procedure, non a caso l'Alfano era un SAF, cioè un vigile specializzato in tecniche speleo-alpino fluviali. Quindi sono quegli uomini che negli interventi si calano. Spieghi a noi che siamo ignoranti. Sono delle specializzazioni che abbiamo all'interno del Corpo Nazionale che vanno incontro un po' anche alle evoluzioni degli scenari incidentali, no? Sempre di più è necessario intervenire dall'alto, proprio perché dal basso non si può intervenire. Allora loro si calano con delle corde per trarre in salvo delle persone oppure per stabilizzare determinati siti. Quindi lui era, non a caso, diciamo in quel frangente travestito da Befana, diciamo, però era stato scelto lui proprio perché era un esperto di queste tecniche speleo-alpine fluviali. Io non ho letto il carteggio della dinamica, cosa è successo. No, ma guardi il video, è tragico. Il video l'ho visto, però non ho letto poi cosa esattamente è successo, che non ha funzionato. Ecco, va bene. Comunque per fare il vigile ci vuole le caratteristiche essenziali di un buon vigile, innanzitutto la salute di ferro ci vuole. Non dovete avere vertigini sicuramente, perché diciamo le altezze per voi... Esattamente, quello è il primo scoglio che si passa proprio all'ingresso nel corpo, sono degli esercizi che si fanno con le scale, si arriva fino al terzo, al quarto piano. Terzo, quarto piano come sarebbe? Che distanza è? Si tratta di 15-16 metri di altezza. Si arriva... Io non potrei fare il vigile, sicuro. Perché a me mi gira la testa, no. E poi ci sono varie specializzazioni che, ripeto, sono nate e si sono anche sviluppate anche recentemente e probabilmente nel futuro continueranno a svilupparsi per cercare sempre di fornire l'intervento più appropriato. Per esempio adesso è molto di moda fare sport estremi. Trekking, no? Com'è? No, come si chiama? Quella cosa che ci si butta a capofitto? Jumping, oppure jumping, sì. Comunque alpinismo in alta quota, se non nelle rapide, nei fiumi, eccetera. Quindi noi dobbiamo essere comunque pronti, attrezzati, o nelle caverne, nelle grotte, pronti, attrezzati per intervenire con tecniche particolari anche per soccorrere adatte. E quindi c'è uno studio continuo che evolutivo. Allora, comandante, mi ha fatto piacere conoscerla, la ringrazio dell'onore che mi ha dato, e ci venga a trovare quando vuole, non per azioni da vigile del fuoco. Diceva il suo collega, quando non ci chiamate vuol dire che va tutto bene, va tutto bene. E quindi però sappiamo che ci siete. E siete i nostri angeli custodi, io lo dico sempre, siete veri eroi e angeli custodi, e siete la parte silente della società, ma operativa al massimo e soprattutto di cuore. Allora la ringrazio, le auguro buon lavoro e ci vediamo presto. Bene, grazie. Grazie. Buonasera.